Oggi in piazza ci sono tutte le persone che si sono accorte che in qualche modo negli ultimi 3 anni qualcosa non ha funzionato e che forse la scienza con l'H non era quella da seguire. Bisogna essere in grado di comprendere che dietro gli interessi di alcune persone che modificano i parametri della scienza c'è una realtà completamente diversa. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che forse ci siamo svegliati in ritardo. Dovevamo svegliarci 10 anni fa, 15 anni fa, quando ci hanno sottoposto a delle radiazioni, a dell'inquinamento che non ci meritavamo. Sostanzialmente i nostri governanti hanno preferito fare i loro interessi da un punto di vista politico ed economico e finanziario che non gli interessi della popolazione che poi sostanzialmente avrebbero dovuto rappresentare. Siamo praticamente nati con 20 persone, dopo pochi mesi eravamo 200, ora siamo 2000, siamo 20.000 in tutta Italia, stiamo crescendo in modo esponenziale perché la gente ha capito che forse quello che raccontiamo noi non sono delle favole, ma ci sono dei rischi. Il famosissimo 5G, cioè la tecnologia di quinta generazione, produce una intensità di un campo elettromagnetico che è superiore di miliardi di volte al campo magnetico terrestre. Ci vogliamo fare la domanda giusta, questa roba fa bene o fa male? E la domanda ha una risposta, questa roba non fa affatto bene.